Vaccini, arrivano le vacanze, crollano le prenotazioni. Il governatore De Luca lancia l'allarme, spiegando che tra drastiche riduzioni di assegnazioni delle dosi dal governo e fantasmi del vaccino, il rischio ormai concreto è quello di un nuovo lockdown. 317.000 cittadini che hanno deciso di non vaccinarsi. Questo dato significa andare pari pari verso il lockdown dopo settembre. Intanto avanza la variante Delta. Nel Vesuviano un preoccupante focolaio di casi allarma. La nuova variante, fra l'altro, è particolarmente aggressiva con la popolazione sotto i 40 anni. Se consideriamo il fatto che chi ha fatto solo la prima dose non è al riparo dalla variante Delta, e se consideriamo il fatto che mancano all'appello centinaia di migliaia di cittadini, ci rendiamo conto che si sta preparando una nuova chiusura pesante. E così De Luca, con l'ordinanza 19, impone la linea del rigore in campagna, con mascherina all'aperto e blocco della movida, con lo stop della vendita da sport di bevande alcoliche dopo le 22. Non solo è obbligatorio l'uso della mascherina, ma sarà vietato la vendita per asporto dopo le 22 di superalcolici, di bevande alcoliche. Sarà vietato consumare gli alcolici o qualunque altro alimento davanti ai locali, determinando assembramenti.